Settembre è un mese ricco di uscite di assoluto spessore. Non perdiamo quindi tempo e andiamo a scoprirle insieme. Il 3 settembre è la data scelta da Nintendo per far tornare Samus Aran sui nostri Wii. Metroid Other M, appena recensito sulle nostre pagine, mixa sapientemente il gameplay in 2D tipico degli albori della serie, con la visuale in prima persona mirata nella trilogia dei Prime, con risultati molto brillanti, a giudicare dal nostro voto. Nello stesso giorno usciranno anche Tetris Party Deluxe e Valkyria Chronicle 2, secondo capitolo, in esclusiva per PSP, del riuscito strategico a turni Sega. L'8 settembre è il giorno scelto per l'arrivo su Xbox 360 di uno dei tower defense più folli e movimentati degli ultimi tempi. Plants vs Zombie presenta una grafica in alta definizione e un'inedita modalità multiplayer. Il 10 è stato scelto da Ubisoft per due dei suoi titoli invernali, ovvero Ox 2, l'adrenalinico titolo firmato Tom Clancy, che ci metterà a bordo di agguerriti caccia da guerra, e Ruse, un nuovo strategico che promette di cambiare le carte in tavola grazie a un complesso sistema di finte e controfinte. A distanza di pochi giorni, ecco arrivare una seconda esclusiva di rilievo per PSP, Kingdom Hearts Birth by Sleep. La premiata serie Square Enix Disney torna sulla portatile Sony con tutti quegli elementi che hanno incantato nelle precedenti interazioni. Dopo un anno dalla sua uscita, l'imponente Ion si aggiorna grazie ad Assault on Balaurea, che promette di offrire ai suoi utenti centinaia di nuove ore di gameplay. Lo stesso giorno, il Signore degli Anelli Online, Le Ombre di Angmar, diventerà gratuito. Quale migliore occasione per provare le meraviglie della Terra di Mezzo? L'Uomo Ragno torna sulle nostre console con Spider-Man Shattered Dimension. Riuscirà il buon Peter Parker a vivere avventure videoludiche all'altezza della sua fama? L'impero dei Sims si espande con Sims 3 e Fastlane Stuff, la nuova espansione di questo universo sempre più profondo e affascinante. A chiudere l'intensa giornata ci penseranno 99 Nights 2 per Xbox 360 e Global Agenda per PC. Il 14 settembre milioni di giocatori avranno un unico pensiero, Halo Reach. L'ultimo capitolo della fortunata serie Bungie si affaccerà nei negozi, pronto a battere ogni precedente record di vendita. La risposta Sony sarà immediata. Il 15 settembre arriverà infatti il PlayStation Move, la nuova periferica che renderà possibile il riconoscimento dei nostri movimenti. Star The Party, Racket Sports, Flight Control HD ed iPad Move Edition sono i primi titoli. Il 17 settembre tornerà l'universo di Two Worlds, con il seguito del controverso RPG che alcuni anni fa deluse milioni di giocatori per via dell'altissimo numero di bug e leggerezze. Lo stesso giorno arriveranno gli ultimi due episodi delle saghe sportive più longeve di sempre, Madden NFL e NHL 11. Contemporaneamente, Elder Saga per Wii e Last Window, il segreto di Cape West per Nintendo DS saranno disponibili. Il 24 settembre vedrà i nostri portafogli assottigliarsi in maniera irrevocabile. Arriveranno infatti F1 2010, il ritorno della Formula 1 su tutte le piattaforme in alta definizione, e Sid Meier's Civilization 5, l'ultimo capitolo di una delle serie strategiche più amate di tutti i tempi. Di tutt'altra pasta Dead Rising 2, niente strategia, solo tanta azione e migliaia di zombie da massacrare. Ancora 3 giorni per salvare la propria pellaccia, ma un nuovo protagonista ed una nuova città dovrebbero garantire tanto sano divertimento. Divertimento garantito da Guitar Hero Warriors of Rock, l'ultimo capitolo della fortunata serie musicale Activision. Sempre il 24 arriveranno la versione PC di Darksiders e Lost Horizon, Trackmania e Real Heroes per Wii, e Batman The Brave and the Bold per entrambe le console Nintendo. Il 29 settembre sarà il giorno per il promettente Idrofobia, in arrivo sui circuiti di digital delivery delle console in HD. Mentre il 30 sarà il giorno per l'atteso Final Fantasy Online, il nuovo MMO dedicato all'universo Square Enix, di Kim e di Pro Evolution Soccer, il titolo calcistico Konami che prova ad anticipare i tempi per sottrarre quote di mercato all'agguerrita concorrenza.